Lei è davvero un portento di energia e allegria, con noi qua Angelina Mango. Ciao a tutti. Ciao. Allora, iniziamo subito. Come descriveresti la tua canzone con 3 emoji? Quella solo con gli occhi. Ah, quella lì. Però allo stesso tempo utilizzerei anche quella con la testa che scoppia. Ah, tipo l'esplosione. Bomba, esatto. Sì. Perché rappresenta un po' il testo, o è la tua testa attualmente? Chi può dirlo? E poi un peperoncino, che non fa mai male. Spicy, eh? Sì. Invece l'artista che non vedi l'ora di vedere sul palco? Li ho incontrati e mi sembrano tutti giganti, cioè io li vedevo in televisione fino a un anno fa. Poi ci sono persone di cui sono proprio fan, che ascolto, da Gali a Joliet. Quindi un Gali, eh? Ma non posso sceglierne uno. Gali e Juliet, diciamo. Sì, dai, sì. Sì. E che effetto fa appunto essere sullo stesso palco con le persone che dici tu appunto guardavi in televisione? Cioè ti riempirà di orgoglio? Assolutamente sì. All'inizio pensavo aiuto, vado lì, sono una bambina rispetto a loro. E invece quando ero lì con loro, a contatto con loro, mi sentivo fiera. Sì. E quindi sono felice. Brava. E invece la prima persona che hai chiamato non appena hai saputo la notizia? Mia madre. Ah, ero in videochiamata, sì, con lei, perché io ero in Francia quando sono venuta, okay, quindi non potevo vedere in diretta, e c'è stato un insieme di videochiamate e lei una catena. A urlare, io ero al ristorante, io piangevo e lei urlava, quindi